Allora, Mondovisioni è una rassegna di documentari sulla qualità internazionale, una rassegna che in 8 film vuole farci fare un viaggio nel mondo e cercare di farci conoscere storie e situazioni che non conosciamo bene e che magari abbiamo poco approfondito. La rassegna nasce come parte del Festival di Internazionale, che si svolge tutti gli anni a Ferrara all'inizio di ottobre. Nasce nel 2009, inizialmente solo come parte del programma di Internazionale a Ferrara, e poi già dal 2010 si comincia a portare la rassegna fuori dai 3 giorni festivalieri e si cerca di portarla anche in altre città e in altri periodi. È l'idea del tour di Mondovisioni, di cui Bologna con Kinodromo è stato uno dei primi luoghi ad accoglierla, e ancora oggi, nel 2017, ne fa parte. Beh, la collaborazione con la rassegna Mondovisioni è da un paio di anni che è iniziata tra noi, che siamo l'Associazione Next Generation Italy, che appunto promuoviamo le nuove generazioni e la loro inclusione nella società. E ogni anno scegliamo comunque un film per parlare di temi a noi cari, ma anche molto attuali. Quest'anno abbiamo scelto appunto di commentare questo film, Among the Believers, che parla appunto di temi molto attuali come quella del terrorismo, del fanatismo religioso. In particolare, Among the Believers è ambientato in Pakistan e tratta l'argomento appunto delle scuole coraniche, quelle che a detta di molti sono appunto le scuole dove nascono i cosiddetti terroristi islamici. In queste scuole non nascono terroristi, perché cosa succede? Queste scuole nascono appunto per dare un'istruzione islamica e per insegnare la Sharia, ovvero la legge islamica. Che cosa succede? Nella Sharia c'è scritto che quando il tuo paese viene attaccato da forze nemiche, tu come cittadino sei in dovere nei confronti del tuo paese a difenderlo. Questo è il pretesto che usano appunto gruppi estremisti per aggrapparsi e compiere attacchi terroristici.